Chi diavolo è Roderick Blank? Eccolo qui. Roderick è un uomo di successo, che ha tutto quello che si può desiderare. Un lavoro fantastico, una futura sposa fantastica, insomma, una vita fantastica. Fino a quando? Ah, che strano. Un bel giorno non riceve una misteriosa email. È una lista di nomi. L'elenco di tutte le donne con cui ha fatto sesso. Il nome Patricia Francini ti dice qualcosa? Mi tolse la verginità. Ma che razza di lista è, Trixie? Non lo so, a meno che Alison Bradbury non sia la seconda con cui hai fatto sesso. Wow. E l'elenco delle donne con le quali lo farà. 101 pollastre. No, non è possibile. Oh sì, invece. E da quel momento la sua vita non sarà più la stessa. Ehi, scusate, d'ora in poi quel tizio scoperà come un pazzo. Prometto che non mi innamorerò di te se tu mi prometti che non ti innamorerai di me. Te lo prometto. Smettila con il sesso sfrenato e porta il tuo culo a casa mia per un barbecue. Julie! Ma la lista di Roderick riserva piacevoli sorprese e sorprese un po' meno piacevoli. La chiamavano Death Nell. Usava pettinature diverse, vestiti diversi e lasciava messaggi scritti con bombolette spray. Nell era la cosa peggiore che potesse accadere a un uomo. Edizione straordinaria, ultime notizie. Hanno davvero catturato quell'amantide maledetta? No, ed è una combattente per la libertà. Death Nell è Gillian DeRays. Era un nome che mi suonava familiare. Alcuni sogni sono troppo veri per essere belli. Tutti noi abbiamo una lista di persone con cui abbiamo fatto sesso. Voi a che numero siete arrivati? Simon Baker, Winona Ryder, tutti i numeri del sesso. Ehi, ci date dentro qui dietro. È meglio che me ne assicuri un pezzo. Da marzo al cinema.